L'applicazione di tale principio però non può spingersi fino a permettere che lo Stato imponga all'inquinatore privato la messa in opera delle attività di recupero e risanamento, prescindendo dall'accertamento della responsabilità del singolo. Pertanto, ecco che entra in gioco anche il secondo principio, prima anticipato, vale a dire l'inquinatore deve essere punito. Naturalmente una volta che sia stato accertato il crimine commesso e venga accertata la responsabilità. E per concretizzare tale principio è necessario modificare l'attuale sistema normativo, dando così alla magistratura e alle forze di polizia gli strumenti opportuni per tutelare l'ambiente attraverso la creazione di fattispecie delittuose, all'interno delle quali collocare il comportamento degli inquinatori e innescare così la macchina della giustizia. Ad oggi l'ambiente è stato scarsamente tutelato, mancando di adeguate leggi per difenderlo, ed invece ad un assoluto bisogno di interventi normativi mirati. L'Italia oggi è un'occasione, l'opportunità di diventare un modello per gli altri paesi, un modello a cui guardare, dove la tutela dell'ambiente trova completa attuazione. Possiamo osare dire di essere precursori di nuovi dettami. Sono entrato in Parlamento con l'estrema convinzione di fare tutto il possibile per concretizzare questi basilari principi. Finalmente adesso, oggi, ora, dopo quasi 2 anni dall'ingresso del Movimento 5 Stelle nei palazzi, il Parlamento è in procinto di approvare un provvedimento legislativo di cui si aspettava l'approvazione da più di 20 anni. Non lasciamoci sfuggire questa occasione unica. E tengo a sottolineare con forza la legge che discutiamo oggi in terza lettura proveniente dal Senato ha una matrice parlamentare, a dimostrazione del fatto che il Parlamento, quando non è esautorato dalle sue funzioni costituzionali dal governo e dai poteri forti dell'Europa, svolge in maniera egregia le sue funzioni. Il passaggio parlamentare, Camera, Senato-Camera, ha portato indubbi vantaggi al provvedimento legislativo. È stato infatti perfezionato e migliorato al Senato rispetto alla versione venuta fuori da quell'Aula il 26 febbraio dello scorso anno. Questa dimostrazione che il bicameralismo perfetto funziona ancora e che i padri costituenti, quando hanno previsto un simile meccanismo, lo hanno fatto a ragion veduta. È un provvedimento che è il frutto dell'azione congiunta di tutte le forze politiche del Paese, almeno di esponenti sani e collaborativi di queste forze. Un provvedimento al quale il Movimento 5 Stelle legherà anche il suo nome, sia per quanto riguarda la prima versione licenziata alla Camera, sia per quanto riguarda la versione di Palazzo Madama. Mi sento di affermare che all'interno di questa legge vi è molto impegno del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto tra la gente, anche prima di entrare in Parlamento, osservazioni, suggerimenti, consigli, ma soprattutto la volontà di asciugare le lacrime di tante madri e dare giustizia a terre martoriate. Voltandomi guardo al territorio, all'attivismo, all'iniziale assemblamento legislativo e poi all'iter della stessa proposta di legge, fino alla calendarizzazione dell'allora Commissione Giustizia. Qui alla Camera partimmo da un semplice raffronto delle originarie 3 proposte di legge, Micillo, Rialacci, Pellegrino, fino alla versione finale del provvedimento, uscito da Montecitorio. Il risultato che ne è uscito dalla Commissione Giustizia è stato possibile attraverso un confronto da parte della Presidente Donatella Ferranti, che ci diede l'opportunità di tenere con tutte le forze politiche interessate al provvedimento. Per quanto attiene il passaggio al Senato, attraverso l'analisi degli emendamenti presentati ed approvati, prima all'interno delle commissioni deferenti e poi all'interno dell'Aula di Palazzo Madama, ci si rende conto del peso che hanno avuto gli interventi del Movimento 5 Stelle. Ringrazio in particolare la collega Paola Nunez, che ha formulato vari emendamenti. La maggior parte degli emendamenti, appunto, non solo numerici ma anche qualitativi, sono infatti di matrice 5 Stelle. Il nostro gioco di squadra è andato avanti con buoni risultati, ottimizzando il testo. Tra i principali risultati ottenuti al Senato vi è stata l'introduzione del reato di omessa bonifica, la destinazione alla bonifica delle somme confiscate, al fine di rendere le maglie della giustizia strettissime, a tutto beneficio ancor più per l'ambiente. Di fondamentale importanza è l'introduzione del delitto di inquinamento ambientale, atteso dal mondo ambientalista da molti, troppi anni.
Una nota di merito deve essere assegnata all'aula di Palazzo Madama, che ha previsto un aumento di pena qualora si verifichi un ulteriore evento dannoso rispetto a quello richiesto, cosiddetto delitto aggravato dall'evento. Il reato di disastro ambientale, il vero cuore pulsante della PDL, è stato migliorato nella sua formulazione letterale rispetto alla versione licenziata alla Camera. Non è stato abrogato l'aggettivo irreversibile che tante critiche, soprattutto da parte degli operatori del diritto, aveva suscitato, ma sono state inserite tre fattispecie tra loro alternative, tipizzanti il reato in questione. In modo particolare l'espressa previsione che prevede la sopravvivenza del reato di disastro nominato, di cui all'articolo 434 del Codice Penale. Merito, lo sottolineo ancora, dell'Aula di Palazzo Madama, come volevo specificare una volta e per tutte che le condotte criminose fino ad oggi compiute continueranno a essere sanzionate con la vecchia disciplina penalistica. Il rischio di abolizio crimini che una certa interpretazione del precedente dato normativo stava dando viene in questo modo scongiurato per sempre. Vi è un punto però a nostro avviso molto grave che nessun ambientalista avrebbe voluto leggere all'interno di un simile testo: la depenalizzazione dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Inserire due nuove fattispecie delittuose all'interno del medesimo documento, depenalizzare gli stessi di una condotta colposa, è un controsenso e si traduce in un grande favore ai grandi inquinatori. In questo caso la manetta parlamentare non ha portato risultati apprezzabili. Riteniamo assolutamente soddisfacente l'attuale versione della proposta di legge e pertanto siamo fermamente convinti che eventuali modifiche possono essere operate in un secondo momento con altri ulteriori interventi, ma sempre mirati. Permettetemi infine di dire due paroline sull'ergan che tante agenzie hanno occupato in questi giorni ed aperto un vivace dibattito sui giornali. Quello che vogliamo assolutamente fare è approvare questa legge così come ci è pervenuta dal Senato. Ce lo chiedono i cittadini e le tante associazioni ambientalisti, con la campagna Neanche una virgola, in quanto l'Italia non può permettersi di attendere ancora un provvedimento che punisca gli inquinatori e gli ecocriminali. Se vogliamo discutere del GAN, facciamolo in altra sede, non adesso, non in questo momento cruciale. Non inquinate il provvedimento, non concedeteci un lusso che l'ambiente non può più permettersi, aspettare rinvii e riletture. La posizione politica del Movimento 5 Stelle con riferimento al presente provvedimento è chiara e precisa. Siamo favorevoli esclusivamente nella misura in cui il provvedimento non sia rimandato al Senato. Siamo fermamente convinti che questa legge debba essere approvata senza cambiare neanche una virgola, senza modifiche. La soppressione, la modifica o anche l'aggiunta di una sola parola al testo del provvedimento comporterebbe la necessità di un passaggio ulteriore al Senato e conseguentemente significherebbe dare a attendere altro tempo per avere una soddisfacente tutela dell'ambiente che ci circonda. Grazie.